Non sappiamo se sono stati contati anche questi particolari spettatori che hanno assistito alla giostra del Saracino straordinaria addirittura nel tetto appollaiati, faceva un po' impressione vederli. Comunque sono stati 3.625 gli spettatori per la giostra straordinaria, un dato in calo rispetto alla giostra di giugno, gli spettatori erano stati 4.531, addirittura 5.175 a settembre 2015, nel giugno 2015 4.898, quindi insomma rispetto alle precedenti giostre mancano un migliaio di spettatori. Secondo però il presidente dell'istituzione giostra Scortì, c'era un dato che si poteva prevedere. E con tutte le preoccupazioni che c'erano da parte di alcuni sulla vendita dei biglietti per una terza edizione, per di più così ravvicinata, è stata smentita, perché comunque diciamo che se sono andati più che bene, più che soddisfatti. Forse una valutazione va fatta, a parte qualche biglietto che è rimasto in tribuna su prenotazioni non confermate, va visto qualche piccola responsabilità, però cose da poco. Una riflessione secondo me va fatta, perché si vede che comunque se c'è un calo degli spettatori, fra l'altro è nei posti in piedi, dove il biglietto non è stato aumentato ma è fermo a 5 euro da tempo. Molto probabilmente perché ormai quegli angoli sono diventati un'oasi delle singole tifoserie dei quartieri, dove l'adulto, il turista e i bambini hanno difficoltà ad andare perché sono effettivamente un po' movimentata, quindi sarebbe una giostra un po' stancante da vedersi in piedi per un non quartierista. E questo forse ci dovrebbe far riflettere anche sul futuro, no? Allora sacrifichiamo un po' più quegli spazi, troviamo qualche spazio in più a sedere. Ecco, su questo c'è molto da lavorare, molto da riflettere per migliorare e crescere. Ecco, l'incasso inferiore ai 100.000 euro può essere una complicazione per la donazione, quello che sarà per il terremoto? Ma io non credo che quella sia la complicazione, sicuramente se si incassava qualcosa di più andava meglio. Io l'ho sempre detto, noi ora andremo, finite le tre giostre, a fare un'analisi attenta dei bilanci, un assestamento del bilancio, e la volontà dell'istituzione, ma anche politica, è quella di andare incontro a quelle che sono state le istanze, tra l'altro condivise da tutti, perché nessuno si distacca o fa il Ponzio Pilato, quindi la volontà è quella. Dopo è un ente pubblico, non rientra nelle proprie finalità statutarie, quindi ci dovrà essere un percorso anche attraverso, secondo me, penso il Consiglio regionale e il Consiglio comunale, perché è il Consiglio comunale che approva i nostri bilanci, ma insomma l'obiettivo è quello. Se sarà incassato che 5.000 euro in più forse era meglio, ma insomma andiamo avanti, che ce la dovremo fare.